con gli Elio e con soprattutto i DJ della radio, ragazzi, perché gli Elio hanno contribuito ovviamente, certo, costruendo, come dire, le palafitte su cui noi ci siamo appoggiati. Certo. Certo. Scusa, dico solo certo. Che lo immaginavo in senso maternologico, cioè c'è stato un parto, sì, che è stata la consegna del master finito. Prima c'è stata una gestazione, anzi un concepimento. C'è stato anche un rischio d'aborto. Ricordi bene? Sì. Ricordi bene, c'è stato un rischio. E come dimenticarlo? Poi è arrivato lo le doglie, l'ostetrico che col forcipe ha estratto. Saluto un mio amico che gli ha detto: secondo me tu sei pazzo e non capisci un cazzo. Adesso non faccio nomi, ovviamente, perché è antipatico fare nomi, è allora, sempre antipatico. Ostetrico, era ostetrico. Io lo conosco quell'amico lì, so a chi ti riferisci. Quell'amico lì ti ha detto solo: secondo me sei pazzo. Non ha aggiunto e non capisci un cazzo. Comunque era la buon Natale. Buon Natale a tutti. Un latte caldo per il ragazzino. Allora sappiate che questa è l'ultima puntata prima delle vacanze natalizie. Cosa? Mettiamoci dentro tanto spirito natalizio. È vero. Abbiamo iniziato con questo brano. Adesso c'è una cucchiaiata di pubblicità. Però a me piace che ci sia un cucchiaiata. Poi c'è il meglio della puntata precedente e poi finalmente cominciamo, yeah, tra un secondo. Radio DJ. Cordialmente. Viaggio surrealista. Salvador Dalì partì e Salvador di là arrivò. Bonzo con El Cobra. Cappello da una parte all'altra, metto le tose a 90. Quando arrivo da lontano, c'è sempre una col mio pezzo in mano. Fu così che il soldatino di piombo fallico vide una meravigliosa ballerina di carta cream pie che danzava su una sedia ginecologica. E la sera non manca mai il pane a tavola e nemmeno la cocaina. Buona giornata nel mondo buono. Durante la seconda guerra mondiale gli asini degli alpini italiani si distinguevano dagli altri asini perché ragliavano in coro armonizzato. Io te voglio troppo bene, stammi a sentire. Dopo aver riposto gli altri soldatini in un glory hall che aveva nella sua cameretta. In cameretta teneva il glory hall. Dove corri, playboy? Sono in fuga, avanti e indietro. Vado e vengo, sempre in fuga. Mi piace la fuga. Cosa c'è di meglio di una bella fuga? Vedi in faccia il tempo quando passa, per favore. E ricordiamogli al mondo chi eravamo, che potremmo ritornare. Buon Natale! Vai, Elione! Da Milano, la capitale mondiale del Natale! Ah, questa sì? Festa, sì, certo, sì. Non era Rovaniemi. Da Rovaniemi guardano tutti quello che accade qui, caro Linus. Perché oramai questa è la città punto di riferimento di ogni festa. Secondo me il Natale è scivolato da Rovaniemi a Rovagnati. Giù fino a Milano. Linus, mi sorprende una cosa che tu non sappia, che Babbo Natale si chiama Santa Claus Brambilla. Davvero? Che è un milanese. È Sean Claus. Non lo sapevi? No, vorrei dire una cosa ai radioascoltatori che non conoscono un gruppo che si chiama Lordi. Io scritto così come lo pronuncio, Lordi. Ma nel senso di sporchi? Forse un pizzico. O peso Lordi come pesi Lordi. Sì, non c'è la tara. Andate a vedere, perché loro sono nativi dello stesso paese di Babbo Natale, ma hanno, diciamo, un immaginario estetico abbastanza agli antipodi. Quindi cercate i Lordi di Rovaniemi. Grazie per l'informazione. Milano, città dove contemporaneamente alla classica festa si festeggia anche la festa delle ambulanze. È pericolosissima, quindi, perché in mezzo a tante ambulanze, anzi tutte buone, perché fanno tutte delle cose ottime, aiutano chi soffre, chi corre rischi, chi deve andare, però in mezzo alle ambulanze ce n'è una, certo, c'è la solita pecora nera, la croce nera, l'ambulanza assassina che si mimetizzerà certamente. Eccola in diretta. Questa sera state ascoltando la sirena
riconoscibilissima dell'ambulanza assassina. Ambulanza assassina intorno all'isola. Perché della Faso si è scritto una letterina a Babbo Natale chiedendogli se per cortesia gli faceva sparire questa persecuzione. Guarda, non l'ho scritta perché ho capito che già cult è già strenna natalizia, perché sono passato davanti alla giocheria, a una negozio giocheria, okay, quindi, e c'era nella scatola l'ambulanza assassina. Sì, già in vendita. Si è dell'Aspro, tra l'altro, l'hanno fatta subito. Vai. Ma adesso ho visto che poi c'è sempre il furbo che ne approfitta. Adesso è uscita anche la canzone, non so, mi ricordo chi la canta, però fa: io ti ucciderò, ti vestirò, ti spiacerò, ti spiace che è tipo uno yodler. Sì, oh. Ambulanza che evidentemente ha un sesto o un settimo senso, perché fino a quando tu non eri qui non si sentiva, appena sei arrivato qua si è sentita la sirena dell'ambulanza. Lo so, rischio grosso, come gli squali. Tra l'altro, Elione, ti voglio dire che ho capito un trucco, come la mala degli anni 70 che modificava le luci degli stop, no? Cioè, quando schiacciavi, quando schiacci si accendono gli stop, loro per ingannare gli inseguitori avevano lo stop a accensione quando volevano loro. No, lo sapevate, è pazzesca, è bellissima. Cosa fa l'ambulanza assassina? Ha l'effetto Doppler al contrario, quindi tu senti che si sembra che si allontani e invece si sta avvicinando, non so come faccia, ha un variatore di effetto Doppler, quindi dici l'ho scampata, invece è vicinissima, è un casino. E sempre per la popolarità dell'ambulanza assassina, ho visto che adesso ci sono dei tour operator che organizzano come per gli squali, che tu stai all'interno di una gabbia, e sulle strisce pedonali sei al sicuro, però ti devi tenere forte e non devi tenere le mani. Ragazzi, le mani sulle... se tenete duro ancora in 20 minuti facciamo tutta la puntata con la sigla. Milano, capitale mondiale del presepe napoletano. Milano, capitale di tutte le feste pensabili. Questa sera festeggia la puntata prenatalizia di Cordialmente Ambulanza Assassina. Grazie mille. E allora buonasera a tutti, ben ritrovati. Anche in questa puntata c'è una parentesi, diciamo così, un po' più piccante, che però, certo, consapevole del tipo di pubblico e del tipo di orario, andrà in onda soltanto in fascia protetta. Sì. Quindi nella seconda parte del programma. Alle 10. Vabbè, ma e siccome mezza, Linus, mezza, 11, basta cambiare un pochettino, perché sai, le parole fanno molto, da sempre, certo, no? La certo parola riesce ad avere significati ulteriori. O diciamo, il momento hot non va bene per il Natale, il momento a luci rosse va bene anche per il Natale. Intermittenti. Luci rosse intermittenti. Sono delle immagini erotiche intermittenti a luci rosse. Chi è che può dire mi qualcosa? Mi piace molto, però tu non fare il furbo, perché la regola è che si cominci sempre con le poesie che ti fa recapitare Hermes Palimpsest. Tutto. Con la U oggi, no? Ti ho fatto uno scherzo. No, così. Sardo. Guarda, questa volta, come spesso mi accade, pensavo che non sarebbero arrivati in tempo. Sta di fatto che l'altra sera, siamo in clima natalizio, stavo facendo l'alberello, no? Con la famiglia, quindi apro la scatola e abbiamo deciso di realizzare anche il presepe. Okay. Cosa che abbiamo pensato in quel momento, non è che ci fosse una grande programmazione. Mettiamo le statuine, mettiamo tesoro, a un certo punto ne tiro fuori una che ha un cosino di cartino, un rotolino di carta, un bigliettino. Una pergamenina, brava, non mi veniva la parola. Pergamenina, dico, beh, questa non l'avevo mai notata. Estraggo e c'erano le poesie. Quindi pensa, te le ha messe adesso, l'anno prima. No, vuol dire che è sceso in cantina, perché tengo in cantina la roba, quindi ha le chiavi della cantina. E se Hermes fosse uno della tua famiglia? Guarda, non saprei proprio pensare chi potrebbe essere. Cioè, ti viene proprio. Perché magari, sai, potresti essere anche tu e non lo sai. Esatto, tipo dottor Jekyll e Mr. Hyde. Sì, è un'ipotesi che si sta. Ricordiamo che Hermes Palimpsesto potreste essere anche voi. E in che maniera? Mandando una mail a Matteo. All'indirizzo hermes.palimpsesto@dj.it, avendo cura di avere quell'incertezza, perché altrimenti la mail non arriva. Ringrazio un ascoltatore che nel frattempo in tempo reale mi ha mandato una foto dei Lordi, da cui si può capire che quello che diceva Sergione risponde abbastanza a realtà. Sì. In realtà molto di più, molto molto più di 5 mostri. Però siccome loro sono considerati un patrimonio nazionale finlandese al pari di Babbo Natale, una volta in Finlandia d'inverno ho visto sull'equivalente finlandese di TV Sorrisi e Canzoni i Lordi che facevano la cena di Natale, per cui in un ambiente con presepio, albero, eccetera, c'era un loro. Vi faccio sentire un pezzetto del loro successo. Hard rock, hallelujah. Hard rock, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Ne approfitto per ricordare che c'è anche l'appuntamento con la Iparè che arriverà tra pochi minuti. Senz'altro. E poi ovviamente Che Storia Channel, ma apriamo ovviamente con le poesie ermetiche. La prima si intitola Classic Hermes. No, questo è un titolo generale, è un Classic Hermes perché Hermes ha scritto tante poesie sul Natale, okay. Quindi avvicinandosi al Natale ho pensato che lui volesse riproporre dei suoi... La prima poesia si intitola A Natale. A Natale una volta è scesa l'ovatta e tutto sembrava nevicato. Pazzesco, eh? È una cosa che si trova anche nella canzone di questo ricordo. Babbo Natale al bambino ricco porterai tanti regali da bambino ricco, al bambino povero porterai pochi regali da bambino povero. Caro Babbo Natale, io non ti conosco e non so come la pensi, ma di sicuro non sei comunista. E ora tre poesie ermetiche selezionate dal maestro Hermes Palinsesto, che reputa siano piccole opere degne di essere declamate da Linus. Grazie a Hermes per la fiducia. Scusatemi, solo una cosa, e volevo ringraziare tutti voi, tutti, ma anche gli ascoltatori, per un regalo che mi fate. Attenzione. Perché è Natale, Natale 2016, e ho capito, cioè per me era Hermes Palinsesti. Adesso hai capito. Il mio dono di Natale 2016 è illuminato. Ho capito che è se vuoi ti faccio trovare sotto l'albero il nome scritto giusto in un pacchettino, se ti piacerebbe. La prima è di Dede, ascoltatore o ascoltatrice, Dede. Non saprei. L'astronomo illuminato, questo è il titolo. L'una e l'altra studiando scoprì che le stelle non sono sole. Guarda che è bellissimo. È bellissima. Guarda che Hermes trema, eh. Beh, Hermes trema, prima di questi giovanotti che arrivano freschi, Hermes si è consumato migliaia. Il cervello. Scrive Ilaria Roncada, dilemmi. Dobbiamo decidere come porci di fronte alle perle. Bello. Brava. Morava. E l'ultima è di Marco da Firenze, trasporto pubblico anale, da leggere con accento milanese. Bus. Come sintesi è pazzesca questa, veramente. Forse meno di tre lettere non si arriva mai. Non so cosa accadrà fra poco, sicuramente c'è una bella canzone. I Pretenders, cioè i bugiardi, con Breath in Pocket, una canzone che parlava praticamente è la citazione, se vogliamo, inglese, anglosassone, sì, di una delle prime barzellette sporche che si imparano quando si hanno 10-11 anni. Cioè qual è? E della prostituta che incontra il giovane con tanta moneta in tasca e gli dice chiavi e lui risponde no, monetine. Che bella! Non la sapevo! Era un po' vintage. Però è bella! Chiavi? È bella, no, monetine. E questa era Breath in Pocket, cioè. In inglese quando me l'hanno detta io non la capivo, non la credevo, perché era keys, no coins. Sì, in effetti allora non fa lo stesso. Non si capisce, cioè, non funziona. Andrebbe un pochino schifo. Cos'è? Non ti sento Linus, benché tu sia lì. Dopo tanto tempo ancora le interferenze, ragazzi. Ma vediamo un po', pronto? Chi è? Sono Anna Danola. Amico, vuoi sapere? Sull'amore. Amore. Quando è nato lui? Non c'è nessun lui. Allora tu vuoi sapere se trovi un ragazzo? Sì. Quando sei nata? 11/9/77. Mannaggia bubba. Prima hai fatto tanta bubù e mo vuoi sapere se trovi una persona per te fottere. Allora ti dico una cosa. Antonio, chi è questo Antonio che vedo? È un amico del passato. E t'hai fatto, figlia mia? Hai fatto amore con questo? Ci hai fatto succhiotto, te so. Antonio. Io vedo l'amore in macchina con lui e vedo che tu hai conosciuto tre maschi che ti hanno solo fottuto, però alla fine ne andranno pigliate. Però per te c'è una bella notizia. Tu conoscerai un ragazzo di nome Angelo. Mm. Già l'hai conosciuto? No. Però non faccio amore in quel modo là. A piglio lo sp***o. Buca, tutte queste cose. Ti prego, fallo per me, ti voglio bene. Okay. Tu me lo prometti? Sì, giuro. Giura che non prendi più lo bucca. Giuro. Ok, perché chi sta la bocca tua e tu tagli tutto pure, ti metti la scuola alla faccia tua, stronza! Tu conoscerai una persona, te lo sposerai e sarai felice. Auguri. Scusa, non so sapere quello del lavoro, se mi sposto o no.
No, per il momento rimane questo. Vai, adesso. Che peccato. Ogni volta questa cosa, che non vuoi che arrivi, quando arriva se ne va. Sì, poi. Perché poi mi intriga a un certo punto. Prima vivo le interferenze, poi voglio essere Angelo. Dentro anch'io. Angelo. Arrivando. Chi è Angelo? Però come ha fatto lui a capire che lei è stata con uno che si chiama Antonio? Per, cioè, peraltro un nome. È andato di guarda, culo, come sempre. No, perché lui vede. Linus, lui vede. Guarda, Linus, sì. I nomi più rari, quindi non si può pensare che il mago Gennaro Dario abbia sparato. I nomi certo. più rari del mondo sono Vercingetorige, Antonio, secondo in classifica, e terzo Ocean Falco. Norberto. Norberto il quarto, quindi Norberto. È chiaro che non può aver sparato. Ocean Falco è il figlio di Briatore. Sì, sì. No, è Nathan Falco. Nathan. Ora c'è anche Ocean Falco. No, c'è uno che si chiama Ocean. No, Ocean. No, Nathan Falco è il primo Ocean. No, c'è un Ocean proprio senza la cosa. Ma quello è una lavatrice, ecco cos'era. Ma secondo me è uno di quelli tipo figlio di Jay-Z o di quella, ah, quella può essere, che hanno può quei essere. Nomi de... posso dirle? Natale, quel nome del cazzo tipo Chantel Beyoncé, con tutto il rispetto, con tutto il rispetto, ma Beyoncé un po' così da playground. Beh, Beyoncé è proprio lo shampoo. Beh, per esempio Beyoncé. La prossima canzone è di un gruppo scozzese che si chiama Biffy Clyro. Biffy Clyro, chi è che gliel'avrà Biffy dato Clyro. Il nome? Se volete Briatore. Vi racconto come è nato il nome di questo gruppo. Allora, dai. Prima allora. Che me lo dici, io intanto garantisco che se avrò figli, sia maschi che femmine, li chiamerò Biffy Clyro. Due devi avere, due maschi, due. Uno Biffy e uno Biffy Clyro. Uno Biffy e uno Clyro. Perché sono in due, credo che fosse uno solo. Il gruppo sono in tre, però il nome sono due parole. Biffy Clyro perché questi ragazzi, quando erano molto giovani, negli anni 70, erano piccolini, si annoiavano tanto e ascoltavano la musica di Cliff Richard. Ma Cliff Richard negli anni 70-80 era una specie di divinità in Inghilterra, al punto che faceva dischi, ma non soltanto, produceva un sacco di cose tipo merchandising col suo nome. E allora loro un giorno hanno giocato a inventarsi una cosa che poteva essere un merchandising di Cliff Richard e hanno inventato la Biro di Cliff. Cliff Biro, che poi è diventato Biffy Clyro, il nome del gruppo. Bravo, che interessante. Sono un pochino, dai. Comunque sono molto bravi e sono scozzesi. Volete sapere altro? No. Sì, vorrei tutto. Lui piace la gente. Non c'è da piace. Bere stasera. Oh, non c'è più da bere. Non c'è da bere. Ragazzi, apriamo la cantina. Forza. Rearrange si chiama la canzone, loro si fanno chiamare Biffy Clyro, sono appunto un come sono contento scozzese. Linus che mi hai raccontato tutte le storie su Biffy Clyro, vorrei sapere tutto su Biffy Clyro, talmente interessante. Non ne conoscevi, non sapevo neanche che esiste. Bravo come se fossero i tuoi cugini. Bravissimo parliamo di musica grazie alla Iparelli cordialmente. La classifica musicale di Cordialmente, quella che ha ormai preso stabilmente il cuore degli ascoltatori al posto di 30 songs. Sì. Bene, la classifica di Cordialmente abbiamo pensato di farla molto più corta perché purtroppo certi pezzi non si potevano ascoltare. E allora perché farne solo il nome senza ascoltarli? Come andare a letto con una bella donna e poi stare lì fermi. È una sofferenza. Davvero. Meglio ignorare. Partiamo quindi dal numero 5 al quinto posto questa settimana. Abbiamo Enzo Savastano con Mannaggia alla Marozzi. Io devo fare il biglietto della Marozzi. Devo fare il biglietto della Marozzi. Devo fare il biglietto della Marozzi. Se non mangio il samodo da modo. Ma c'è sciodana per Spagna, versi in sette nuvole, la c'è sul mondo del cuore, vuoi nuovo papà, il lungo e nella vista, non mi chiedo aspettare, e mannaggia la razza, non ti posso vedere. Manifesta superiorità della canzone meridionale. Ma qui all'interno della classifica il senso di questa canzone, ve la spiego come i Biffy Clyro. Dai, spiegamela. Praticamente lui si è svegliato troppo tardi e non ha fatto in tempo a fare il biglietto per prendere la corriera. E cosa c'era sulla corriera? Marozzi non riuscirà a vedere la sua fidanzata. Ah,
credevo che lui la faceva a andare in ufficio, che saltava, che arrivava tardi in ufficio. No, è bello perché entra nei gangli. Mi hai tolto le parole dell'approccio. Il problema di persone potevano pensare gangli in questo momento. Da di noi il problema di non riuscire a fare il biglietto a Napoli. Bravo. Quindi il tormento che ne consegue, perché giustamente uno dice: non ho il biglietto, non salgo. Mica salgo, esatto. Sono circumvesuviano. Era Enzo Savastano con Mannaggia alla Barozzi. Al quarto posto, in discesa clamoroso, abbiamo Alex X con Il Mio Club. No all'ingresso, no al possesso. No. Era sempre su, era andare giù, era il computer su. Dammi, droga. Era sempre su, era andare giù, era il computer su. Dammi, droga. Rafforzamento della security al Nasdaq ogni qualvolta partono le prime note del Mio Club di Alex X. E Leone, ma sai che io non avevo capito che a un certo punto della canzone veniva pronunciata la famosa città di Troia? Sì, no, si dice Santa di Troia. Comunque io propongo un plauso e anche una onorificenza per quello che ha mixato. Io per chi ha inventato il nome Alex X. Al terzo posto abbiamo un grandissimo ritorno, Immanuel Casto con Da Grande. Il tuo grembiulino. Le vostre ironie da quattro soldi. Immanuel Casto è rientrato alla grande nell'Olimpo della Hit Parade, cordialmente, con la sua Da Grande. Al secondo posto, una sorpresa. Cos'è? Irrompe nell'Olimpo della Hit Parade Christian Vollaro con Meglio o cane Catù. Meglio il cane si avvicina a te senza malizia, non fa mai complimenti per una carezza. Il cane è della Vanna questo cantante. E tenerezza è meglio cane che tu. O cane è meglio cane che tu. O cane è meglio cane che tu. O cane è meglio cane che tu. Mentre davano le ceneri. È interessante. Volevo dire, è molto interessante questa cifra stilistica compositiva, sì, che accomuna un po' tutti questi compositori di una certa area geografica, no? È un po' l'effetto Bruce Banner Hulk, cioè partono tutti in italiano e poi praticamente la trasformazione avviene, ma contro le forze del cantante, fuori controllo, cioè, non ce la faccio più. Ma è lì che la gente entra tutta in pista. È lì che la gente entra tutta in pista. Scusami, ti offendi se la metto anche nella 30 songs? No, anzi, sono fiero. Sono contento perché grazie. È l'ufficializzazione di un qualche cosa che ormai era già chiaro da molto tempo. Al secondo posto era Christian Vollaro con Meglio o cane Catù, a confermare un predominio partenopeo all'interno di questa classifica di cordialmente, che al primo posto questa settimana vede la sua canzone Regina Totale, Ami Cristi, Uomini con piedi con patate. Uomini piedi con patate, avec le pied, avec le pomme de terre. E donne, femme, patate con piedi, pomme de terre avec le pied. Uomini con piedi con patate. Secondo me la prossima canzone di Natale dirà di DJ. L'anno prossimo sarà tipo alberi con palle con patate. Uomini con stelle e musche. Atmosfere dell'antica Grecia per questa Uomini con piedi con patate di Ami Cristi, che si conferma al numero uno questa settimana. Ebbene, questa era la conclusione della classifica di cordialmente immarcescibile, rinnovabile, calunniabile classifica di cordialmente. Ambulanza assassina, a proposito. E
Senti che stavano zitti perché anche loro stavano ascoltandola. Cioè. Su Radio DJ con una bella canzone che si chiama Closer, a grande richiesta peraltro del Civas, che so, certo, essere un grande sostenitore, assolutamente, dei suoni di questa band, ma di Brooklyn. Di Dio. Sono due ragazzi molto giovani, questa sera sono in vena di essere didascalico. Ancora vivi, giusto? E vivono, ecco, ottima salute. Grande successo internazionale. Allora, siamo entrati nella seconda parte dell'ultima puntata di Cordialmente prima di Natale, consapevoli di questo, però ugualmente c'è forte pressione, c'è grande richiesta. Vabbè. Per queste fiabe rivisitate, insomma. Sì, no? C'è pressione emotiva natalizia, nel senso che vogliamo tutti essere stretti intorno al focolare. Però c'è anche pressione erotica, perché vogliamo essere stretti uno dietro l'altro a trenino. Ma sai cos'è? Anche queste fiabe che stiamo raccontando, che stiamo narrando da qualche settimana a questa parte, le abbiamo tutti già un po' sentiti, no? Sentite, ma sì. Quindi c'è il desiderio di vederle un po' con una mano di bianco. Ma insomma, no, ma no. Poi anche questa componente, questa questione otto, a me mi disturba un po', non è per niente vero. Innanzitutto, cosa pensate che facciano gli elfi di Babbo Natale appena finito di consegnare tutti i regali? Esatto. Cioè, l'unico che al limite, al di fuori delle questioni otte, è Gesù Bambino, che è nato addirittura senza. No, sono pulitissimo, che è nato addirittura senza, diciamo così, senza. Quindi, titolo della prossima. Peccato, senza peccato. Titolo della prossima rubrica: Cordialmente Hot. Cordialmente Hot. Cordialmente Hot, sigla. Questo è sempre forte. Oh my god. Allora, mi sento molto coinvolto nel leggervi la prossima fiaba, perché ha a che fare con una delle novelle natalizie più famose in assoluto. Poi noi di Radio DJ siamo altrettanto legati a questo racconto per via del film di ormai 12 anni fa, ragazzi, 2004. Non me lo raccontare. Eh sì, esattamente quello, il canto di Natale di Charles Dickens, che però per l'occasione è diventato il canto pornografico di Natale di Charles Dick. È un altro autore. Un suo parente stretto. Era una gelida vigilia di Natale. L'usuraio Scrooge aveva appena respinto una richiesta d'aiuto per i poveri bisex. Se sono poveri è colpa loro. Intanto il suo impiegato, il Gape King Mr. Cratchit, batteva. Cos'è il Gape King? Beh, diciamo che è un esperto di dilatazioni. Ok. Sì. Cioè di proroghe. Sì. Batteva i denti perché Scrooge non voleva il riscaldamento, ma quella sera l'usuraio ricevette un'orribile visita. Era il fantasma anal del suo socio, condannato a vagare per la terra in bondage a causa della sua avidità. Egli sperava di salvare Scrooge dalla stessa sorte. Gli disse: tre piriti ti faranno visita. Poi Scrooge cade in un sonno profondo tipo sleep fetish. Si svegliò all'arrivo del pirito del Natale passato. Il pirito accompagnò Scrooge in un viaggio nei Natali precedenti, dall'infanzia al periodo in cui, già maggiorenne, aveva iniziato a odiare il Natale perché gli avevano regalato un butt plug difettoso. Scusa? È uno spinotto che si mette là dietro. Scrooge rivisitava i giorni di scuola, l'apprendistato come slave di un mercante, fino al fidanzamento con una donna chubby che lo aveva lasciato poiché la sua brama di denaro eclissava ogni possibile amore di gruppo. Scrooge versò lacrime di rimpianto, tornò a letto e ne versò altre, però minghia bianche. Giù se il pirito del Natale presente, che mostrò a Scrooge cosa sarebbe accaduto durante quel Natale. Scrooge vide la famiglia e il suo povero impiegato Cratchit preparare una piccola festa. Scoprì che il figlio di Cratchit era malato. Di sifilide, ma comunque un ragazzo gentile e umile. Umile, altro che metrosexual. No, era oltre che metrosexual. Ah, oltre che. Se lo sembra dispregiativo. Come fai a saperlo? L'hai già letto? Infatti sì, ho buttato l'occhio qui. Anche qui quanto rimorso, quanta mestizia. Scrooge si asciugava il pianto, poi vide una figura incappucciata, tipo condom, e scura, tipo buso. Era il pirito del Natale futuro. Egli condusse Scrooge attraverso scene misteriose, riferentesi alla morte recente di un uomo senza nome, imprenditori amateur che parlavano delle ricchezze del morto, vagabondi di dental brace fetish che amano le ragazze con l'apparecchio, okay. Che commerciavano i suoi effetti personali, una povera coppia scambista che esprimeva sollievo per la morte di un creditore.
Scrooge, ansioso di imparare anche questa lezione, chiese al pirito il nome del morto. Fu condotto in un cimitero shaved, quindi depilato. Depilato. No, di fronte. Solo come... gente depilata. Ah, è la gente che è dentro che è depilata. Sì, sì. Pensavo fosse senza erba. Cioè, prima di seppellirla vengono... si accertano che sono cimitero shaved. Sennò non... Fu condotto in un cimitero shaved, di fronte a una tomba sulla quale Scrooge lesse il proprio nome, scritto con peni essiccati di upupa. Disperato, implorò il pirito di concedergli un'altra possibilità. Non sarebbe mai più stato così avaro e cattivo. All'improvviso si risvegliò, al sicuro nel proprio letto, madido di... avete capito cosa? Sopraffatto dalla gioia, si precipitò in strada, voleva condividere il ritrovato sentimento natalizio. Comprò un tacchino gigante, lo farcì con un sistema speciale e lo mandò al suo povero impiegato. Da allora mantenne fede alle promesse. Onorò il Natale con tutto il cuore, offrì doni ai poveri, bisex e non, trattò tutti gli esseri umani con generosità e visse per sempre felice e contento, specializzandosi in encouragement. Che quando uno è generoso con una ragazza, ma perché esiste un secondo fine? Cioè non è generoso e basta, è generoso perché encouragement, perché crede al lieto fine. Molto bene, avete sentito i dacchiari in sottofondo Mangoni? In tre secondi quale canzone canti fra poco? Happy Xmas! Happy Xmas! Happy Xmas! La canzone, anzi la rubrica di poco fa, era una rubrica Luci Rosse, e di Luci Rosse si parla anche in questa canzone dei Police. Rocks! I Police su Radio DJ con Roxanne, canzone appunto in buona parte a luci rosse, quindi perfettamente adatta alla rubrica di pochi istanti fa. Ma il... Polizia! Come? Di polizia! Gli appuntamenti si susseguono, siamo già arrivati a Che Storia Channel, che però ha anche un sottotitolo, ovvero se te lo sei perso te lo raccontiamo noi un'altra volta, e se accade che non capisci nulla te lo rispieghiamo pure. E Ale... E tanto siamo qua a fare i gioppini, sempre pronti a mettersi a 90. Non era un biscotto i gioppini anche? I gioppini erano anche un biscotto, sì, sì. Ma c'è ancora. Sì, sì, c'è salati, sì. Mi sembra. I gioppini, sì, sì. Bravo. Pane grissino, sì. Quasi, sì. È stata scoperta dalle vicinanze di Roma una cripta con i resti di Fainardus. Fainardus, che è questo Fainardus? È uno antico. Un astronomo dell'antica Roma, ove si trova un'incisione misteriosa che dice extraterrestrae, portami bea, voglio una stella che sia tutta mea. Sì, e non si capisce cosa significa. Pensa che uno ha avuto delle, comunque ne ha una visione abbastanza avanti. Certo. Medusa, l'essere mitologico con i serpenti al posto dei capelli, potrebbe essere vissuta veramente. L'archeologo Edward Rosp ha trovato un beauty case antichissimo con dentro uno shampoo l'estratto di topo per nutrire il capello serpente che ha perso lucentezza e con le doppie lingue. Così. Il professor Belgrar dell'università di Bonn sostiene che i vichinghi non furono mai degli abilissimi marinai, bensì navigavano un po' a caso e avevano il culo pazzesco di tornare sempre indietro. Che bello! È una teoria controversa. Eh no, perché comunque di fatto, non disponendo di carte e nessuno strumento, l'ipotesi comunque plausibile è che se parti e vai, da qualche parte arrivi, se non naufraghi, certo, no? Essendo la terra rotonda. Esatto, se poi hai un po' di sesso e un po' di culo, torni anche. Tutto qua. Sì. Vabbè. Questa è l'ipotesi della. Nel sito archeologico di Riwat, in Pakistan, vicino alle classiche punte di lancia, sono state ritrovate anche delle punte di lancia fulvia coupé che risalgono agli anni 70 del Pleistocene. Aspetta. È più interessante gli anni 70 del Pleistocene, perché ci sono gli anni 70. Certo. È stato rinvenuto un manoscritto medievale ove si legge che la famosa spada nella roccia era un'installazione di un artista dell'epoca. Certo. Sì, semplicemente. Tutto qua. Tutto qua. Plausibile. Sono delle ipotesi. Ma che l'ausico l'avrei detto qualunque cosa per la spada della roccia. Ma guarda, adesso non vorrei anticiparti notizie anche potrebbero apparire in futuro, ma si parla di un altro oggetto magico di quell'epoca, che è la roccia nella spada. Ha avuto meno successo. Roccia. No, nella elsa della spada c'è una piccola roccia incastrata, ed è quella lì il fulcro dell'attenzione. Lo stravagante egittologo Mauro Pastamati, che sostiene che gli egiziani disegnavano le persone piatte perché erano piatti in realtà e strisciavano lungo le pareti e solo dopo la morte si gonfiavano in 3D. Alle numerose obiezioni Pastamatic risponde: oh, tu c'eri? Bravo. Li hai visti? Allora
Avrei detto anch'io esattamente la stessa cosa. Che cazzo credi di sapere? Non c'eri, cioè. Che poi era lo stile curioso questo del profilo, no? Perché ha dei vantaggi. Che ne so, i Maya dipingevano però in maniera normale. Esattamente. Infatti, Pastamatic non ha tutti i torti, se ci pensate. Perché avrebbero dovuto dipingere così se non. Perché... Tra l'altro erano un popolo guerriero gli egizi, e quello era utilissimo perché andavano tra amici di lato e si potevano vedere. Appena c'era pericolo di inimicizia, si giravano di quante? 90 gradi. 90 gradi, tu vedi una righina, dici non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Poi si gira, la casa sono 10.000. Pazzesco. Facciamo in tempo a sentire il karaoke di Mangoni? Sì. Certo. Buonasera Mangoni. Buonasera a tutti. Questa canzone, tra l'altro, voglio dire, la potete anche riascoltare quante volte volete nel cofanetto delle storie tese di Natale. Attenzione, ma non ditemi che per la prima volta della vostra carriera avete fatto un cofanetto. Sì, cofanetto, sì, per la prima volta con Mangoni che canta. Sì. Canta delle canzoni. Però io voglio sapere, prima o poi uscirà anche il cofanetto che racchiude tutti i cofanetti. Bello, cofano. Il cofano. Il cofano. Esatto. Il cofano. Bello. Quindi la canzone di oggi, essendo che, minchia, questa è l'ultima puntata prima del Natale, è una canzone natalizia per eccellenza. Diciamo, esatto. Canzone che è un classico, pur essendo una canzone tra virgolette rock, visto che era un pezzo di John Lennon. Esatto. Il titolo me lo vuoi ricordare? Happy Christmas, non Xmas. Mi piaceva di più Xmas. So this is Christmas. So. È tedesco. And what have you done? Come Frau Brücken. Another year for a new one just begun. Una pelle d'ocra. Sì, bravo. And so this is Christmas. So. So. I hope you have fun. The near and the one. Ai, 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 the old and the young. Recupera istantaneo. And so this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor one, the road is so long. And so happy Christmas, for black and for white. For yellow and red one, let's stop and fight. A very merry Christmas and happy New Year. Let's hope and the good one without any fear. C'è il miracolo del Natale. Bravo, eccolo qua. Il miracolo natalizio. Sì. Tra l'altro, ragazzi, voglio dirlo perché per molti che ascoltano le cose in maniera superficiale, posso dirlo? Prego, Mangoni ha usato la tecnica della polilalia. Che cos'è? Praticamente lui cantando si è fatto capire da tutte le persone del mondo. Bravo. Perché ha cantato in tutte le lingue contemporaneamente. C'erano anche, voi se non siete attenti, c'erano dei fonemi degli tzu che erano diretti al mondo asiatico e Cina, tutti hanno Giappone, capito. Sì, sì. Ragazzi, bravo. Non è una cosa la da poco. Sigla. La Germania. Su. Buonanotte. Buonanotte. Fiorellino. Colpo di scena. Questo è pazzesco. Buonanotte. Ancora. Buonanotte. Fiorellino. Buonanotte. Questa notte è. Grazie a Beppe Fiorello, al secolo Fiorellino, per averlo salutato. Sì, bravo. Ciao Beppe. Linus, c'è un comunicato commerciale. La Natalino Pacchetti SNC DN Pacchetti Figli garantisce la consegna con qualità, efficienza e rapidità e annuncia la novità 2016. Attenzione. Opzione ostaggi. Si possono prendere in ostaggio fino a un massimo di 3 dipendenti della Natalino Pacchetti SNC DN Pacchetti e Figli da liberare alla conferma dell'avvenuta consegna del pacchetto. Quindi più di questo, veramente, chi ti offre garanzie paragonabili a quelle che ti offre la Natalino Pacchetti SNC DN Pacchetti e Figli?
come Narcos. Bravo. Fino a quando non è arrivata tutta la droga. Non paghi. Abbiamo finito. Buone feste. Ci risentiamo lunedì, che credo sia il 9 di gennaio. Ok? La miseria. Cioè, nel 2017. Dopo la Befana fatta. Bob of the Bob. Già dopo la Befana. Grazie. E allora, buon anno. Buon Natale. Buon anno. Buona Befana. Anche a voi dell'ambulanza assassina. Pace. Ciao, arrivederci, ciao.